Svolgerlo in questi temi, svolgerlo scambiandoci un momento di allegria, di anche fortemente affettivo dal punto di vista augurale, e avevamo pensato di darvi i calendari che sono fuori, quindi li vediamo dopo, i calendari della fondazione, infatti della fondazione, che tendono a promuovere ovviamente il 5 per 1000, quindi hanno questa finalità, come quasi tutti i calendari hanno una finalità, questa per la verità è molto misurata come finalità, noi regaliamo il calendario. Mi è venuto in mente che potevamo anche chiedere quasi soldi, perché quando sono andato a portarla ad una persona, non dico più, il calendario, che è un negoziante, quanto devo? No, ha detto, ma che devo, che contributo devo dare? Quello mi ha detto, no, ma non c'è nessun contributo, è un calendario che diamo per così, un fatto di attestazione della nostra esistenza. Però oltre al calendario ovviamente ne abbiamo fatto stamattina, quindi se avessimo fatto il mercoledì non ci saremmo riusciti. Stamattina ci hanno consegnato il vino nuovo, che è il vino della fondazione, il Don Gerardo, che lì fuori l'avete visto. Avete visto che la protezione esterna non è quella amaranto dell'anno scorso, è nera, tutta la bottiglia è nera, quindi questa è la prima produzione, quindi non c'è proprio la wine esterna. No, non cugino, un giovane ogni tanto per compare di spavento. E quest'anno invece avete visto tutto nero, mi piace naturalmente questa versione tutta nera. Allora noi avevamo pensato, però dedichiamo anche un minimo di riflessione culturale, lo facciamo sempre. Il dottore Giovanni De Blasis, che io volevo qui con noi stasera, è un medico straordinario, primario di chirurgia vascolare all'ospedale di Avezzano, dove che ha salvato fisicamente, salvando mia moglie, quando altri medici erano tentando di produrre un danno irreversibile per me, perché la perdevo, quindi un'embolia polmonare, le persone muoiono. Devo dire, è anche uno straordinario intellettuale. E siccome ha scritto una cosa molto bella su dei giovani che nella parte finale della Seconda Guerra Mondiale si sono sacrificati, dei giovani dell'area in cui lui vive, sono sacrificati per il bene comune, per salvare altri giovani, sono morti, come sono stati il paesino in cui loro sono vissuti, è diventato, ha avuto la medaglia civile, la medaglia d'onore civile. Felice, perdonami se ti interrompo, su questo paesino che ha avuto la medaglia al valore civile, per Antonio Toma ha scritto Il silenzio dei giusti. Sì, lo so. Vero, è lo stesso paese. Allora lui ci racconterà, vieni, siamo già nella fase culturale, non siamo nella fase assemblea, siamo nella fase culturale, siamo già molti, ci dove, a quest'ora ti devono dare, non ci possiamo poesetti, ma... allora io volevo invitarlo, però ripeto, mi sembrava come se sta qua a due posti. Ci sta chi? Lucrezia, infatti si è affacciato, e dite di venire in prima fila così abbiamo l'onore di avere uno dei ragazzi. Ciao. Mi sembrava però un po' sacrificarlo oggi che ci scambiavamo gli auguri. Io vorrei dedicare a Giovanni, che è una persona straordinaria, un uomo straordinario, uno straordinario medico, volevo dedicargli un incontro specifico. Ora non so quale sarà dei prossimi incontri, ma sicuramente uno dei prossimi incontri verrà Giovanni De Blasis, da Avezzano, quindi facendolo stare qui con noi. Perché penso che sia un valore parlare di giovani, come parliamo tra un attimo di giovani, e avere un racconto di una esemplarità della vita di due giovani, due ragazzi, fratelli, che si sono sacrificati, come ho detto prima. Per una comunità, perché lì vi era tutta una situazione legata al fatto che venivano protetti tutti coloro i quali, gli inglesi che venivano, i tedeschi c'erano arrivati nella zona dell'Abruzzo in cui molti di questi alleati erano approdati, e questo gruppo di persone, di famiglie, diciamo, di famiglie, c'è un posto qua,
queste famiglie locali avevano cominciato a proteggere queste, i soldati inglesi e americani. Questa protezione che è stata offerta ai soldati inglesi e americani, i tedeschi l'hanno fortemente ovviamente avversata, ma l'hanno anche repressa con un eccidio che, in cui i due, le due figure maggiormente esemplari di questo eccidio sono stati questi due fratelli. Quindi volevo che Giovanni ci raccontasse questa storia. Ripeto, ho molto riflettuto sul fatto se era l'occasione giusta questa, prima di Natale, e soprattutto per i nostri ragazzi, però ho pensato invece che questo evento lo realizziamo però maggiormente con le scuole, cioè facciamo un evento nell'ambito degli incontri con le scuole, anche presso le scuole, che Giovanni ci viene a raccontare la storia di questi giovani. Perché i ragazzi della guerra non sanno niente, non sanno niente di quello che è accaduto, di quanti sacrifici sono stati fatti dalle famiglie, dalle persone, da giovani della loro età. Questi due ragazzi erano 19, 20, 18, i ragazzi dell'ultimo anno dei nostri istituti scolastici, che hanno avuto il coraggio, la forza di assumere una posizione così straordinariamente valorosa e quindi va ricordato. Quindi vorrei realizzare nell'ambito degli incontri scolastici uno di questi. Un momento di riflessione sull'argomento. Allora, che cosa ho pensato? Però parliamo anche, dedichiamo anche un po' di riflessione all'aspetto culturale. E ho fatto delle cose. Una, la mia amica giornalista l'ha apprezzata, la ringrazio, che l'ho girata a tutti voi, e che vi ho girato il lavoro scritto da tre straordinari intellettuali a più mani, che sono Roberto Esposito, Ernesto Galli della Loggia, San Rosa, che hanno scritto, ciao Lorenzo, che hanno scritto un bellissimo lavoro sull'umanesimo, sulla morte dell'umanesimo e su quello che si può ancora fare per tentare di salvare l'umanesimo. Pubblicato da Lunino. Questo appello qui non è stato pubblicato, quindi gira in rete, ma non è stato pubblicato. Perché 15 giorni fa non pubblicato la nostra. Non è questo qua che hanno pubblicato un'altra cosa. Questo qui è l'appello che gira in rete, che noi volevamo rendere tutti sul fatto che A, si poteva sottoscrivere l'appello, B, che era necessario conoscerlo. Io penso che sia un appello straordinario, temo perdente, ma sia un appello straordinario sulla necessità. Dietro a Fausto ci sta quella cosa quell'articolo che noi abbiamo che scrissi io, che era sulla crisi dell'umanesimo e sulla necessità di combattere la crisi dell'umanesimo. Allora ho detto, facciamo circolare questo appello, rendiamo edotti le persone di questa riflessione e in più parliamo di un'opportunità che è data dalla crisi. E chi è che aveva scritto su questa cosa? Anche qui in rete si trova facilmente, l'aveva scritta Einstein in un libro che poi è stato pubblicato, si intitola Il mondo come io lo vedo, che si intitola La crisi secondo Albert Einstein. E devo dire che da qui è nato il titolo dell'incontro di oggi, che per me dovrebbe essere un po' un programma, una linea programmatica del 2014, cioè le opportunità della crisi. E dice Einstein una cosa che vi leggo, molti di voi già la conoscono, quindi perdonerete di che vi leggo una banalità, cioè una cosa che conoscete bene: non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose, dice Albert Einstein. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Questa è una frase molto famosa di Albert Einstein. Chi attribuisce la crisi ai suoi fallimenti e difficoltà violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi, questo lo sottolineerei in rosso, lo sottolineo in rosso, cioè la penna rossa per l'occasione, la vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi e esaltare il conformismo. Invece lavoriamo duro, finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Allora, questa cosa della crisi, che io sposo in pieno, pur ovviamente sottolineando gli accenti critici che vanno messi
in evidenza sulle responsabilità che hanno determinato la crisi, come fanno i miei amici neoborbonici, sottolineano il dato dell'Unione Europea, l'euro, l'unità d'Italia, tutti i problemi innumerevoli che si sono posti a causa della crisi attuale. Io però vorrei la finanza derivata, tutte le cose che vuole nella globalizzazione, io ho scritto sul diritto globale, ho scritto un libro sul diritto globale, quindi dico, però sono argomenti che vanno un po' messi da parte. Noi abbiamo un'opportunità, la crisi ci dà delle opportunità, innanzitutto ci dà le opportunità perché noi dobbiamo resistere alla crisi, quindi ci dobbiamo rafforzare le nostre convinzioni. Ci dà delle opportunità perché mettiamo in gioco qualcosa che va al di là del superfluo, quando entra in gioco la crisi mettiamo qualcosa che va al di là del superfluo, e quindi si vede quanto crediamo nelle nostre idee fino in fondo, e soprattutto ci dà l'opportunità di risentirci nuovamente comunità, cioè tentare di ricostituire una logica di comunità. E devo dire, abbiamo due linee di indirizzo. Questo programma che io chiamo Le opportunità della crisi si indirizza in due direzioni diverse, almeno in questa prima fase. Ciao Giovanni. Almeno in questa prima fase si indirizza in due direzioni diverse. La prima direzione in cui si indirizza è una direzione strettamente giuridica, cioè la democrazia, chiamiamola giuridico-politica, che è la democrazia, e che noi nel progetto di cui vi parlerò tra un attimo abbiamo indirizzato verso la cosiddetta democrazia processuale. E l'altro elemento della opportunità della crisi, che noi abbiamo visto come il momento esponenziale del programma, di questa linea programmatica più che programma, e invece sono i nostri ragazzi. Allora, voglio partire dai nostri ragazzi e poi finisco con Giusta, perché così termino con Giusta e vi dico perché Giusta, che così si chiama il progetto di ricerca, il progetto di approfondimento, il progetto di riflessione che noi stiamo facendo con un gruppo di persone che vi dirò chi sono tra un attimo. Vi voglio dire che i nostri ragazzi sono dei ragazzi straordinari. Parlo del Sannio perché non posso che parlare del Sannio, e devo dire che, pur avendo avuto una limitata disponibilità di molti dei miei amici soci a raccontare le storie dei propri figli, perché molti degli amici soci, sarà che i soci della Fondazione Gerardino Romano hanno dei figli straordinari, oppure i figli straordinari nascono così straordinari perché sono i figli dei soci della Fondazione Gerardino Romano, non lo so neanche. Però resta il fatto che hanno dei figli straordinari i soci della Fondazione Gerardino Romano. E voglio ricordarne alcuni soci amici, perché noi ovviamente quando parliamo di soci parliamo anche di questa famiglia allargata che è diventata la Fondazione Gerardino Romano. Di alcuni ve ne parlerò tra un attimo, però volevo dirvi che questi ragazzi non solo sono straordinari, ma per me sono un motivo di conforto, perché vanno in giro per il mondo, questi ragazzi, una rappresentante sta qui, è Lucrezia Burro, altri non sono venuti, tipo il mio amico Luigi Sandonastanza, che non vedo, che sta a Milano, però non lo vedo adesso qui presente, che stanno facendo delle cose straordinarie. Altri invece sono rimasti a Benevento, stanno facendo ugualmente delle cose straordinarie. E devo dire, c'è il mio amico Giovanni Franco, c'è la mia amica Sonia, che non vedo adesso, che sta là dietro, da quelle parti ci sta Sonia, ci sta con altri dei miei studenti. Dove sta Nicola? Eccolo là, Nicola, c'è il mio amico studente, e devo dire, stanno facendo delle cose bellissime anche rimanendo in loco. Io quando dico vanno in giro per il mondo, perché si allontanano da quel piccolo nucleo familiare dove noi li vorremmo tenere sempre piccoli, sì. Accoccolati, noi non vorremmo mai invecchiare, loro non dovrebbero mai crescere, se invecchiamo loro, sì. Basta che non crescono loro, vabbè, allora mi aiuti a dire, basta che loro non crescono, però questi ragazzi stanno facendo delle cose bellissime. Ci sta anche il mio amico, mi ricordo, mi dimentico sempre il tuo nome. Il tuo nome, sì. Il mio? Sì. Riccardo, scusami, il tuo nome lo dimentico sempre. Che è un ragazzo che ci segue, viene qua, tra l'altro è amico di Antonio. E Antonio, che è il nostro, ne ho parlato prima, quando Antonio è il nostro operatore, non solo operatore, ma è un grande amico, è una persona che poi ci segue con coerenza e con fedeltà. Un'altra delle cose rarissime, per esempio, per i giovani è la coerenza e la fedeltà. Antonio è un esempio di coerenza e fedeltà. I ragazzi stanno facendo delle cose bellissime, questi ragazzi. Allora io ho cercato di dire una cosa, ma perché non facciamo un reality telematico per questi ragazzi? Ci inventiamo una cosa, e cioè, che cos'è il reality telematico? Cioè, ci inventiamo che questi ragazzi vanno fuori, il figlio di Gianfranco Giabelli è venuto a tenere, non lui, ma un suo amico è venuto a tenere qui un incontro con noi, vanno fuori e ci raccontano quello che fanno, ce lo racconto con continuità, e noi le cose che ci vogliono raccontare le inseriamo tramite l'home page, facciamo un link dell'home page e le inseriamo sul nostro sito. I ragazzi ci raccontano quello che fanno.
le loro esperienze, le loro storie, i loro successi, i loro insuccessi, e noi li seguiamo, li seguiamo come se li filmassimo, no? Facciamo una sorta di grande fratello, però fatto in maniera molto più con ad altri livelli, con una certa pudicizia, come giusto che sia questa, quindi mantenendo il diritto alla riservatezza. Io penso che i ragazzi potrebbero, come è successo già per alcuni ragazzi, ve lo dico in parte modo per l'Istituto Telesia, parlare con noi, raccontarsi e dirci: ho questo problema, mi aiuti, ho questo problema. Noi non è che dobbiamo raccontare il problema del ragazzo, ma noi possiamo fare in modo che la fondazione faccia anche da tramite, perché spesso i ragazzi non le dicono i problemi alle famiglie, lo dicono alle persone che, non dico estranee, perché la fondazione non è estranea a questi ragazzi, non voglio usare una parola troppo forte, però aiutarli a sentirsi vicini e qualcosa che non sia solo la famiglia. Quindi loro hanno lasciato la loro terra, sono andati fuori a studiare, per quelli che sono andati fuori, quelli che sono rimasti qua, anche se studiano a Benevento, casomai hanno della stessa estraneità al mondo, come c'erano i ragazzi che si allontanano, e dire: la fondazione è anche casa vostra, quindi voi potete raccontare le vostre storie alla fondazione, se volete noi le rendiamo pubbliche, possiamo anche non renderle pubbliche, come è successo già in altre occasioni, però seguirvi in queste storie. Secondo me è un servizio che rendiamo ai giovani, raccontando le loro storie e dando loro anche una visibilità rispetto all'esterno. Io ne dico alcuni che stanno qua, come Lucrezia, il fratello Lucrezia Giovanni, Cosimo Calabrese e Stefano Calabrese, che non ci sono, sono venuti prima a parlarmi dei loro problemi e delle loro storie, Nicola Del Vecchio, che è venuto prima a raccontarmi la sua storia, un altro dei nostri studenti dell'Università del Sannio, Anna Chiara Di Cervo, Matteo Di Donato. Matteo sapete che è un ragazzo che voleva iscriversi all'Università del Sannio, poi invece adesso studia fuori, studia a Pisa. Ciro Alessio Formisano, che è venuto qui, ci ha raccontato tante cose belle, un ragazzo di straordinario valore, Giovanni Franco, che è qui, Sonia Gentile, che è qui, Gianfranco Malgieri, che non è qui, ma che è sempre in contatto con noi, con me, mi scrivono sempre, mi chiedono sempre consigli, e lo dico sia per Gianfranco sia per Giovanni, che sono affettuosissimi da questo punto di vista, non solo da questo punto di vista, almeno nei miei confronti. Dario Parente, che poi sarebbe il figlio dei proprietari della Vecchia Quercia, di Antonio, di uno dei proprietari della Vecchia Quercia, Dario Parente, che sta a Milano, la Bocconi, esattamente come Giovanni, Giovanni Burro, Alessandro Pilla, Eleonora Pilla, che ha scritto una cosa molto carina che dopo vorrei leggere, Federico Rainone, Francesco Raucci, Romina Raucci, che sono i figli di Patrizia, Luigi Sant'Anastaso, Michela e Rinaldo Uccellini, figli di Rosa Maria, Maria Federica Viscardi, un'altra delle studentesse vabbè, no, non fa niente, ti perdoniamo, che sappiamo come da questo mese sei come Camillo, cioè vabbè, dai, non riesci a mettere col silenzio, metti con la vibrazione, messo il silenzio, no, perché Camillo non lo sa mettere, cioè, lui no, lo non è colpevole Camillo, non è. Allora, e Maria Federica Viscardi, vi ho detto solo alcuni dei nomi dei ragazzi che in qualche modo io vorrei che si sentissero, vorrei che fossero tantissimi ragazzi, perché tantissimi ragazzi fanno dei danni della loro presenza, dei loro studi, della loro qualità. Quindi io li aiuto se loro hanno bisogno di aiuto, gli do tutti i consigli di cui hanno bisogno, manca di Luigi Del Vecchio, per esempio, io ho chiesto a Luigi Del Vecchio di scrivermi anche una sua nota, avevo chiesto al figlio di Anna Maria di scrivere una sua nota, non l'ha fatto, però diciamo che confido Roberto Bardieri, manca che non mi viene a scrivere la nota, me la doveva mandare. Cioè, questi ragazzi fanno cose belle, al di là poi io dico, cioè anche io avete visto nel comunicato stampa, detto, fanno anche delle cose belle dal punto di vista del merito degli studi, quello è una cosa ulteriore, ma fanno cose belle perché si distinguono. Chiedo scusa, Gianfranco ti ha mandato l'email del figlio? No, non l'ha mandato, perché lui non amava le email, per questo lui è contrario alla posta elettronica. Però io dico, i figli di Maria Teresa, i figli di Michele, cioè, sono tutti ragazzi che hanno fatto bene nella vita, sono sani, non hanno fatto danni, non hanno... I ragazzi di oggi, questa è la vera esemplarità, la normalità nel senso di buono che fanno questi ragazzi, cioè loro vivono una vita normale come molti altri giovani, ma sono la parte sana di questa nazione. Noi dobbiamo incoraggiarli a sentirsi forti, sereni, sicuri, dobbiamo incoraggiarli a crescere e dobbiamo dire: sentite, sappiate che seppure andate a lavorare, come alcuni vanno a lavorare lontanissimo, adesso non so se Giovanni aveva strana idea di lavorare lontanissimo, sappiate che la fondazione, come
come un luogo non solo fisico, ma anche come un luogo astratto, ti è accanto, ti può seguire, ti può enfatizzare quello che fate e comunque può darvi una mano se avete un problema. Voi sappiate che questo luogo, questa casa immaginaria, che è la Fondazione Gelatino Romano, vi può aiutare, vi può sempre aiutare, perché ci sono competenze diverse, perché il papà e la mamma di Giovanni e Lucrezia hanno un determinato approccio alle cose, loro quasi vogliono un consiglio legale. Un consiglio legale per una cosa che penso di aver fatto sbagliata, e allora non hanno il coraggio dei genitori, possono rivolgersi alla fondazione che ha qualche competenza legale, non la mia, ma sicuramente qualche competenza legale, ci deve essere già l'avvocato Matteo Dell'Ogni. Vabbè, mia cognata che è stata pure una tua alunna, loro sono fortunati. Sono fortunati ad essere mia alunna. Mia cognata è stata una tua allieva, che pure lei ci dà l'assistenza legale. Cioè, nel senso che se la fondazione può essere un aiuto per le persone, per i giovani, io penso che è importantissimo che i giovani sentano nella fondazione un alleato. E se ci raccontano le loro storie, sarebbe bello che noi le proponessimo all'esterno, anche per raccontare i loro disagi, perché ovviamente parlo di disagi lavorativi, penso, ai due ragazzi calabresi che sono venuti prima, mi hanno raccontato i loro disagi lavorativi, e sarebbe bello che loro, questa cosa della fondazione li aiutasse a mettere in circolo il curriculum, a cercare dei contatti, anche in questo la fondazione dovrebbe svolgere un ruolo, anche per quei ragazzi che hanno difficoltà a entrare in contatto col mondo del lavoro, allora si sono laureati con merito, e casomai gli propongono, come a uno dei due fratelli calabresi, come l'ha detto poco fa, di andare al call center di Benevento, nonostante sia laureato con merito in filosofia, andare al call center a fare il call center per 400 euro al mese, se gliele pagano. Allora io dico, allora tu, queste cose vanno dette, vanno raccontate, queste storie vanno evidenziate, enfatizzate e vanno affiancate questi ragazzi con un'azione collettiva, comunitaria, di supporto a questi ragazzi. Questo è quello che io penso che sia il progetto I Nostri Ragazzi nel Mondo. Dire non c'è lavoro e dire invece rimbocchiamoci le maniche, diamo visibilità ai nostri ragazzi, cerchiamo di capire che cosa vogliono fare, come lo vogliono fare, diamogli i consigli giusti, mettiamoli in contatto con le persone giuste, perché non ci dimentichiamo, io è successo con la bellissima Michela quattro giorni fa, io ricordavo che aveva delle esigenze legali ovviamente a fatti di studio, e lei mi ha detto queste esigenze le ho risolte, ciao Rob, queste esigenze le ho risolte, però io mi sono ricordato di questa sua esigenza e ho fatto tutta una serie di collegamenti, quindi ho telefonato a una persona, questa persona mi ha detto sto a disposizione al martedì alle 12, perché lei l'aveva risolto da sola e ha fatto benissimo, però dico, una comunità è questo, aiuta le persone, una comunità cerca di capire quali sono i problemi delle persone, li deve conoscere innanzitutto e poi ci per aiutare. Non è che perché lo sapete di questo problema, ne aveva parlato mesi fa e io me ne sono ricordato mesi dopo perché ho avuto l'occasione di parlare con una persona che poteva affrontare quell'argomento. Non è una raccomandazione, anzi io sottolineo questo e lo voglio sottolineare con chiarezza, le parole di Einstein secondo me servono proprio a questo, cioè non cercate le raccomandazioni per risolvere i problemi. Cercate le persone che vi aiutano ad analizzare i tuoi problemi, a capire. Roberto, ci sa pure un posto qua, un posto qua. Mettete in gioco le vostre capacità. Più avete problemi, più dovete mettere in gioco le vostre capacità. Pensate che le vostre competenze sono necessarie per risolvere quella crisi di cui parlavo un attimo fa. Non cercate scorciatoie. La fondazione non vi aiuta ad avere una raccomandazione, non vi raccomanda verso qualcuno, vi dice guarda, puoi andare in contatto con questa persona che è la persona giusta con cui parlare, che a volte un giovane non sa con chi parlare delle sue esigenze e dei suoi problemi, che sono legati molto spesso a fatti ovviamente di studio, di lavoro, non sa con chi parlare, non sa qual è il modo migliore. La fondazione forse mettendoci un po' di creatività, un sito ben avviato con 10.000 contatti all'anno, bene o male ce l'ha, forse può diventare gratuito, peraltro che 10.000 contatti restano, non vengono pagati da nessuno, quindi tutto il circuito è gratuito, diventa un'occasione per informare le persone. Io penso che questo sia un lavoro meritorio, correggetemi se sbaglio, e penso che i giovani, per quanto alcuni bravissimi come Giovanni, Lucrezia, tutti i giovani che ho citato faranno benissimo senza alcun bisogno di aiuto, però secondo me se sanno che c'è una casa, non Pound, ma una casa romano, in cui padroni di casa stanno lì a pensare a loro, si vogliono rendere disponibili per aiutarli, allora Casa Romano è a disposizione
cercare come casa la Fondazione Gerardino Romani, è a loro disposizione per aiutarli, per sostenerli, per affiancarli, soprattutto per far conoscere le cose belle che fanno, si fanno delle cose belle, o in caso di disagio aiutarli per realizzare un risultato che altrimenti noi insieme di riuscire a realizzare. Quello che non vuole la Fondazione Gerardino Romani è lasciare i ragazzi nello sconforto, questo non vuole. Lo sconforto è l'alimento della malignità, della cattiveria, della delinquenza, della contraddizione, della malinconia esistenziale. Tutto questo non deve essere in alcun modo pensato, né pensabile per i ragazzi. Io ho letto qualche giorno fa una parte di un libro di Franco Armini, il primo libro che io presentai quando diventai delegato all'attività culturale dell'Università del Sannio, si intitolava Il circo dell'ipocondria. E il circo dell'ipocondria, c'è una frase che dice Arminio, che è uno scrittore ormai diventato famosissimo, irpino, poco amato dagli irpini ma molto amato in Italia, nel suo libro che noi presentammo nel 2006, io volevo anche dire che sono diventato delegato, nuovamente delegato per le attività culturali dell'Università del Sannio con il nuovo rettore dopo molti anni, e il Arminio nel presentare quel libro ci lesse una frase che è contenuta in quel libro, diceva: i ragazzi perdono l'anima a 16 anni. Dopo i 16 anni i ragazzi non hanno più l'anima, perché sono talmente tirati dentro a questo imbuto, il lavoro, la cosa, la competizione, devi diventare forte, cioè che è pure importante, perché si devono fortificare, i loro omologhi svedesi, francesi, inglesi vivono con minore stress questi problemi, forse perché hanno un contesto molto più facile da abbordare, però devo dire che devono confrontarsi con la competizione, devono essere capaci di reggere il peso dello stress, dell'ansia, perché se vuoi raggiungere i risultati devi riuscire in questo. Però questi ragazzi devono anche sapere che ci sono tutta una serie di reti, che non sono le reti di Facebook, che li possono aiutare, ascoltare, e queste reti sono le reti proprio di questa solidarietà collettiva. Ovviamente poi ci sono quei ragazzi che sono dei ragazzi a cui io sono legato da un punto di vista strettamente personale, che poi possono venire da noi, ci possono raccontare le loro storie, e noi siamo completamente a loro disposizione, ma non solo io in quanto persona fisica, ma tutti gli altri sono a disposizione, perché se io mi rendo conto che un consiglio lo può dare più Rosa Maria o Gianfranco, che con la sua praticità ha spinto alle estreme conseguenze, io lo indirizzo a Gianfranco, sperando che Gianfranco non gli faccia nessun cazziatone alla persona che ci manda, perché lui è pure capace, però diciamo che confido che questa comunità che noi siamo, di cui abbiamo parlato prima quando abbiamo approvato il bilancio, si riesca a mobilitare tutta per quel giovane, tutta, non una singola persona, tutta quella comunità si possa mobilitare per quel giovane, perché questo patrimonio dei giovani è un patrimonio di tutta la nostra comunità. Per la verità questo lo dovrebbero fare anche le amministrazioni pubbliche, non critico ovviamente il Presidente del Consiglio Comunale, non voglio portare eccessive critiche alle amministrazioni pubbliche, che per la verità hanno anche molti limiti strutturali, quindi non hanno questa dimestichezza con la continuità che abbiamo noi nei nostri incontri da oltre 7 anni, ma dico, c'è la necessità però che vi sia una consapevolezza dei territori, delle cose che i territori esprimono, e soprattutto delle opportunità che questi giovani danno al territorio in relazione alle cose belle che fanno di fuori di questo territorio. Credo di aver speso tantissime parole su questo argomento, scusate questo fiume di parole, il prossimo post del mio blog si intitolerà, infatti ve lo anticipo, un fiume di parole, perché con la fine del 2013 cerco di riassumere le parole più belle che ho ascoltato nel 2013, quindi si chiamerà un fiume di parole. Qualcuno vuole dirmi qualcosa sull'argomento? No, io propongo un applauso per le cose che hai detto, per quelle cose che... Ringrazio per l'applauso. Ovviamente i nomi che ho già indicati, quindi poi metteremo sul sito, in relazione alle autorizzazioni, metteremo sul sito, nel link che realizzeremo, metteremo sul sito le informazioni, alcune molto divertenti. Io ne voglio leggere uno perché è la figlia di una persona, di persone a me particolarmente care, però Eleonora Pilla, me la leggo brevemente, perché ho chiesto ai ragazzi anche di darmi, figlia ovviamente di Arturo e di Antonella, che non vedo, si è nascosta, era subito scomparsa. Io ho detto, datemi delle informazioni anche Giovanni, Franco, cioè delle informazioni che per voi sono
anche divertenti, cioè raccontate delle cose che avete fatto, che, cioè, io mi ero dimenticato, hanno fatto una cosa sul giornale che volevano raccontare di me, di questa straordinaria esperienza della fondazione di cui ho detto, però su Repubblica non è ancora uscita. E mi sono ricordato che ho vinto una borsa di studio nazionale a 10 anni, per esempio, per l'intro, la borsa di studio come tema del, perché all'epoca si faceva l'esame, in cui l'elementare non si fa più. E avevo vinto questa borsa di studio a livello nazionale, è stato il tema di quinta elementare, considerato il miglior tema, non so chi lo valutava, che tipo di screening c'era poi sull'argomento, però il miglior tema delle quinte elementari di quell'anno, io ti parlo di molti anni fa, e ebbi anche dei soldi che però furono investiti da mio padre, non so dove, perché poi non li ho mai visti, però comunque sono stati investiti giustamente per mandarmi alle scuole private. La serie te li conservo te io. Te li conservo io, sì. Quindi ho detto, metteteci anche delle cose che casomai non vi eravate dimenticate, eravate rimosso, della vostra infanzia, cioè avevo questa bambola che mi piaceva tanto e l'ho tenuta fino a 15 anni, cioè, dite anche delle notizie che non necessariamente sono delle notizie che fanno curriculum, che ci mettereste nel curriculum, che però per voi sono state costitutive della vostra personalità, della vostra storia, anche della vostra natura di persona. E devo dire, Leonora ha scritto questa cosa che vi leggo. Sono nata nel 1984, beata lei, ho seguito brillantemente l'ite scolastico, conseguendo nel 2010 la laurea specialista in ingegneria per l'ambiente e il territorio, non ce ne dice l'ora, all'Università della Sapienza di Roma. Nel febbraio 2011 ho anche superato l'esame di Stato, quindi ha fatto tutto quello che doveva, brava Leonora. Ho lavorato per 6 mesi presso uno studio tecnico di Telesi per iniziare ad avere un po' di esperienza in campo ingegneristico, visto che la maggior parte degli annunci di lavoro richiedevano esperienza. Quindi, che queste quelle classiche cose, cioè, ti finanzio, come la cosa di Benigni, no? Cioè, ti do un finanziamento, ma c'hai che cosa che ti porto dal primo direttore, al secondo, al primo, al mega direttore, ma lei che cosa c'ha in casa? Cosa c'ha in banca? Già depositato per avere il finanziamento? Dice, non c'è niente, non sarei venuto da lei. Perché io dico, scusi, ma io quando vado, dice Benigni, giustamente, io quando vado a chiedere un melone, mica mi chiedono quanti meloni ho a casa, chiedi un melone, io tengo un melone, se no non lo veniamo a mangiare. E questo lo dice, deve avere l'esperienza, deve avere i soldi per avere i soldi, se no i soldi non ho i soldi. Ho mandato molti curriculum e sono state chiamate per diversi colloqui di lavoro, ma non sono riuscito a passare la fase selettiva per nessuno di questi, malgrado il mio curriculum accademico. Tutti hanno rigettato la mia domanda per lo stesso motivo, non avevo sufficiente esperienza e conoscenze di inglese. Ho deciso allora di intraprendere una nuova esperienza all'estero. Nel marzo 2011 ho preso un biglietto solo andata per Londra. Ho vissuto il primo mese condividendo la stanza con mio fratello, ho iniziato a cercare un lavoro un po' ovunque. I primi giorni sono stati difficili in quanto il mio inglese, fortemente scolastico, si è rivelato insufficiente per permettermi di comunicare adeguatamente e, non avendo alcuna esperienza lavorativa, la ricerca di un lavoro si è rivelata più impegnativa di quanto pensassi. Dopo 2 settimane sono stata chiamata dal business manager di uno dei ristoranti McDonald's di Londra per un colloquio. Dopo 1 settimana ho iniziato a lavorare come cassiera, malgrado il mio inglese stentato, ma con un gran sorriso sul volto, tanta modestia e molta voglia di imparare. Ho aperto il mio primo conto in banca senza dover sborsare un penny e dopo sottolineo, c'è qualcuno delle banche? C'è qualcuno delle banche? E dopo solo 3 settimane di lavoro sono stata assunta full time e a tempo indeterminato. Per 6 mesi ho frequentato un corso di inglese, in parte sovvenzionato dallo Stato, presso un college dove ho conosciuto ragazzi provenienti da diversi paesi d'Europa e del mondo. A distanza di un anno sono diventata manager, ovvero responsabile del ristorante in assenza del mio business manager. Dopo 2 anni e mezzo sono diventata responsabile del training e sto per essere promossa a assistant manager. Nel corso di questa avventura ho incontrato tanta gente, ognuno con un bagaglio di esperienze e con una cultura di provenienza completamente diversa dalla mia. Mi sento profondamente cambiata rispetto a quando sono partita quasi 3 anni fa, mi sento più libera e con una mentalità più aperta, più consapevole della diversità del mondo e della fortuna che ho avuto a nascere in Italia. Mi sento orgogliosa delle mie origini e so che se persisterò nella ricerca di quello che voglio, otterrò molto presto un lavoro che mi permetterà di sfruttare la mia laurea e che mi farà finalmente sentire realizzata. Innanzitutto un applauso a Eleonora. E poi è una storia che è esattamente in linea con l'opportunità della crisi, cioè diciamoci la verità, non si è pianta addosso, una brillantissima laurea, un'ottima carriera accademica, un ottimo curriculum, si è rimboccata le maniche, è andata fuori, ha fatto i lavori che noi consideriamo umili ed è riuscita a riscattare quella difficoltà di partenza che aveva nel fare le cose. Devo dire, è una storia esemplare. Ecco, io vorrei dei curricula così, che noi mettiamo sul sito, che noi li raccontiamo. Ovviamente per i ragazzi che stanno studiando non ci sta già questo genere di esperienza. Però io mi piacerebbe raccontassero anche loro le loro sconfitte e le loro vittorie. Lei l'ha detto con grande sagacia, con grande garbo,
ha saputo raccontare, ha raccontato anche bene, quindi l'umanesimo non è morto per i variati di ingegneria, e devo dire che è riuscita a darcene un'idea. Questo termino qui sul progetto di Nostri Ragazzi nel Mondo, vi trattengo ancora qualche minuto perché ci tengo particolarmente. Anna Maria Truglio, vi ricordate che tra l'altro è anche stata una nostra col Papa, una delle nostre ospiti, quando ci sta, c'è anche nel nostro calendario. Anna Maria Truglio la vedete dal vivo, poi la vedrete nel calendario. L'altro progetto a cui tengo moltissimo e ringrazio molto le persone che lo sostengono con me, cioè sono Matteo De Longis che sta lì in fondo, l'ho visto arrivare, lo ringrazio di essere venuto nonostante i suoi molti impegni, davanti al mio amico Luigi Piazza, l'avvocato Luigi Piazza. Matteo De Longis, che ha una doppia laurea, non è ancora avvocato, quindi quando io lo chiamo avvocato si irrita, tra una delle due lauree ovviamente in giurisprudenza, Carmine Di Donato, che sta in fondo, il mio amico assistente, ricercatore nostro dell'Università a Termine, Maria Lorena Di Mezza, che è andata, anche lei, una dei nostri ragazzi nel mondo, perché si è andata a lavorare in uno studio legale a Bologna, spero che prima o poi ritorni, spero per noi che ritorni, spero per lei che rimanga lì, Maria Rosaria Esposito, che è l'avvocato che è venuta anche lei qui a parlarci delle questioni ambientali, voi forse ve la ricordate, Sonia Fusco che è qui con me, alla mia sinistra, Giusy Iacoviello e Luigi Piazza. Questo gruppo di persone, Luigi Piazza lo conoscete tutti, il mio grande amico, figlioccio, quasi un figlio, oramai più di un figlio, con me hanno pensato di realizzare un progetto, perché in Italia uno dei problemi veri, in Italia purtroppo vi è Berlusconi che ne ha diffuso una cultura sbagliata di questo problema, ma lo dico senza nessuna polemica ovviamente nei confronti di Berlusconi, perché Berlusconi dice una cosa vera, che la democrazia processuale in Italia è una democrazia con grandissimi problemi. I diritti fondamentali sono sistematicamente lesi, vi è una tendenza a violare anche le regole elementari del processo, quale il diritto di difesa, e vi è una durata dei processi. Intollerabile durata dei processi, che diventa non solo intollerabile, ma è chiaramente in violazione delle più elementari regole di convivenza civile, non tanto di democrazia matura, ma di convivenza civile. Noi siamo un fanalino di coda di questo livello di democrazia, democrazia politica, perché la democrazia personale è la democrazia politica per eccellenza, perché la persona che va in una dimensione del contenzioso, penso al civile, all'amministrativo, al tributario, ma penso al penale in particolar modo, si trova in una condizione di grandissimo disagio, quindi avrebbe bisogno di una salvaguardia di quelli che sono i suoi diritti fondamentali specchiatissima. Questa salvaguardia non c'è. Allora noi abbiamo pensato, perché non creiamo un gruppo di amici che cominciano a monitorare il livello della democrazia processuale in Italia, cercando di aiutare anche coloro i quali, quelle istituzioni che hanno difficoltà a monitorarlo o comunque a trarne dei giovamenti dalle informazioni. Cominciamo col monitoraggio, poi probabilmente potremmo realizzare anche un progetto di ricerca. La mia idea è di realizzare un progetto di ricerca, ve lo dico subito, un progetto di ricerca in cui i giuristi che fanno parte, giuristi giovani e meno giovani, che non solo che stanno qui, che io ho indicato, ma anche quelli che non sono qui indicati, possano contribuire per studiare, realizzare un lavoro convincente. Sonia, vi dico rapidamente che i singoli di che cosa si occupano. Sonia Fusco si occupa dell'educazione al diritto, quindi l'educazione alla legalità soprattutto da diffondere nel campo scolastico, perché l'educazione alla legalità nel campo scolastico non si fa, si fa la di cittadinanza, ma che è una cosa totalmente diversa. Giustizia, verità e processo penale, la procedimentalizzazione di interessi e di diritti verso la chimera della sentenza giusta, il progetto si chiama Progetto Giusta perché, ve lo leggerò tra un attimo, perché c'è tutto un gruppo di ricerca che da molti anni, romanistico, che da molti anni si occupa di questo tema, e questo è Matteo De Longis che si occupa di questo argomento, lo vedete con grande acume, con grande oculatezza. Il mio amico Carmine Donato si occupa di diritti umani, è la sua specializzazione, si occupa di diritti umani, cerca soprattutto di calarli in un contesto più operativo che quello della procedimentalizzazione di interessi di cui parlava prima Matteo. Maria Lorena Di Mezza invece si occupa di un problema molto serio, delle OPG, dell'ospedale psichiatrico giudiziario, di tutti i problemi che pone l'ospedale psichiatrico giudiziario, il suo contributo, la città dei matti, così si intitola il suo contributo di ricerca, di riflessione,
comincia con una frase di Alda Merini che vi voglio leggere: ero matta in mezzo ai matti, matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti, sono nate lì le mie più belle amicizie, i matti sono simpatici, non come i dementi che sono tutti fuori nel mondo, i dementi sono tutti fuori, virgola, nel mondo, i dementi li ho incontrati dopo quando sono uscita. Questa è Alda Merini, una delle grandi poetesse italiane. La pazzia di Shakespeare, la pazzia, signore, se ne va a spasso per il mondo come il sole e non c'è luogo in cui non risplenda. Il diritto tradito in materia ambientale, quindi in linea con le cose che ci è venuta a raccontare, come è venuta a noi Maria Rosaria Esposito, e Luigi Piazza, che è l'ultimo di questo gruppo, c'era anche Giuseppe Covello, ma Giuseppe Covello è un outsider, ha contribuito poco fino ad ora, speriamo che lo faccia meglio prima. Si occupa invece di un argomento che oggi è tornato all'attualità, perché sapete che è stato prosciolto l'ex capo della Mobile, sì, di Napoli, Pisani. Il rinvio a giudizio come vera condanna, il processo come pena, il cortocircuito dell'accertamento della verità, il diritto di cronaca. È un argomento, quando penso a questo argomento penso, ciao Felice, Felice Simeone, che conoscete tutti, che ha curato tra l'altro anche l'editing del calendario che adesso avrete tutti in dono, quando ci facciamo gli auguri. Io penso, Matteo, tu che sei un piccolo grande uomo, alla Dustin Hoffman, perché non vieni un attimo qua accanto a me? È il simbolo per me del progetto giusto, Matteo, perché è giovane ed è pieno di intelligenza e di acume, io gli voglio molto bene, lo stimo moltissimo. Il progetto giusto è una situazione, mette l'occhio in una situazione scabrosa, diciamolo, sì, è una situazione scabrosa in cui noi non vogliamo metterci alla parte di chi ha torto, di chi ha ragione, vuole condannare chi ha torto attraverso un lavoro mediatico, un lavoro di ricerca in questo senso. Noi vogliamo semplicemente fotografare l'esistente, raccontarlo, evitare enfatizzazioni in un senso o nell'altro e dire che il tema della democrazia politica passa attraverso il processo civile, penale, amministrativo e tributario. Senza questa democrazia, questa vera democrazia, la democrazia politica è una finzione, è una pura illusione, perché tutti entriamo in conflitto, bene o male, con questa dimensione, e quando entriamo in conflitto con questa dimensione ci rendiamo conto che tutto è casuale. Tutto è lasciato ad una dimensione possibile e le garanzie che sono contenute nella nostra carta costituzionale, che qualcuno dei miei studenti l'ha ricordato, che è considerata la carta più bella del mondo, carta costituzionale più bella del mondo, che nasce da quei racconti di cui facevo cenno prima, dei ragazzi morti, sacrificati sia a 20 anni, a 19 anni, a 18 anni per il bene di un futuro che non hanno visto, ma che pensavano che sarebbe stato totalmente diverso da quello che viviamo noi, è bene che noi queste memorie le onoriamo anche attraverso un lavoro come quello che noi ci accingiamo a fare. Due battute proprio sul progetto giusto, come l'abbiamo vissuto, come l'abbiamo presentato. Sì. Allora, quanto dice Felice naturalmente è assolutamente esatto, perché noi dobbiamo distinguere democrazia politica a mio modo di vedere, il ruolo di selezionare, affermare e far progredire i diritti. La democrazia processuale ne dovrebbe garantire l'effettiva realizzazione. Utilizzo il condizionale non a caso, perché da un confronto che poi è nato anche in maniera piuttosto casuale con diversi professionisti, con Felice ma anche con tutti gli altri ragazzi che partecipano a questo progetto, chi per un motivo, chi per un altro, ciascuno di noi ha una specializzazione sua propria specifica, ma da un confronto anche piuttosto diciamo così occasionale, non particolarmente approfondito, siamo tutti d'accordo nel ritenere che nel nostro processo, nel nostro sistema processuale, nel nostro sistema di tutela effettiva dei diritti, qualche meccanismo da qualche parte spesso si inceppa. Attenzione, in due modi potremmo dire: ci sono delle disfunzioni di fatto, ci sono quindi dei problemi legati semplicemente all'attuazione del diritto. Vi faccio un esempio molto banale: io questo pomeriggio mi sono occupato insieme con uno degli assistiti dello studio presso il quale lavoro di un problema banale, trovato alla guida è stato di ebbrezza, sospensione della patente, gli viene sequestrato il veicolo viene portato al deposito giudiziario.
deposito giudiziario dove ovviamente voi spero non abbiate mai avuto il piacere di averci a che fare, ma dove le spese di custodia sono a carico del trasgressore. Si celebra il processo con una favola, forma il decreto penale di condanna, non sto qui a farvi la testa tanto con la procedura penale. C'è un problema: il giudice nel decreto penale di condanna dimentica di disdare disposizione alla cancelleria per confiscare il veicolo. In buona sostanza, anziché prendergli il veicolo, perché la legge dice che il veicolo in quel momento, da quel momento in poi diventa dello Stato, il veicolo rimane di proprietà di questo signore. Questo paga le spese da... paga le spese da giugno. Il problema però qual è? Che il processo si è esaurito, il decreto penale di condanna è passato in giudicato, io sono stato a parlare al magistrato, il magistrato mi ha detto: avvocato, io non ci posso fare più niente, perché la mia funzione giurisdizionale si è interrotta. Questo accade a norma di legge. Un altro esempio, quello è parossistico, noi abbiamo addirittura sollevato un incidente di legittimità costituzionale sul punto. Uno degli elementi più importanti del nuovo codice di procedura penale, quando venne approvato, era di stabilire un termine massimo di durata per le indagini preliminari. Il principio doveva essere che un cittadino non può essere indagato per 20 anni senza che nessuno lo sappia. In realtà ciò che accade è esattamente questo: esiste un trucchetto che utilizza la magistratura, attenzione, io non voglio denigrare nessuno, perché i trucchetti, come li utilizzano i magistrati, li utilizzano anche gli avvocati, quindi questo è uno scontro alla pari, non è che ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, assolutamente, ma ci sono dei metodi assolutamente legali, legittimi, previsti per legge, che consentono alla magistratura di indagare un soggetto per 5, per 6, per 7, anche per 10 anni, senza che a tutto ciò vi sia un rimedio effettivo. Non è che viene violata una norma, o meglio, la norma viene violata, ma non è prevista la relativa sanzione, e di questi casi in realtà ve ne sono molti. Ora ovviamente noi come progetto non abbiamo la pretesa di cambiare il mondo e di correggere tutti questi errori. Naturalmente però, individuandone alcuni, magari selezionando quelli più evidenti, stigmatizzandoli e, perché no, proponendo delle soluzioni alternative all'incidente di legittimità costituzionale, uno di questi strumenti che l'ordinamento ci dà per porre rimedio ad una di queste situazioni, abbiamo pensato insieme con il professore di cercare di tirare un po' le somme, partendo proprio così come io mi sono permesso di fare con voi in questi pochissimi minuti, partendo proprio dai casi specifici, dai casi particolari, perché poi molto spesso, e qui faccio un mea culpa personale anche, nell'innamorarsi delle questioni di diritto, nell'indugiare nel sofismo giuridico talvolta fine a se stesso, capita che ci si dimentichi che alla base di un processo c'è sempre una persona che, e io ho poca esperienza professionale a dire il vero, ma da quella poca esperienza professionale che ho sento di poter dire che l'esperienza di subire un processo penale, di essere inquisiti, è un'esperienza che cambia una persona, non è una sciocchezza. E la difficoltà ancora più grande, che almeno io riscontro, magari poi col tempo farò la pelle un po' più dura e quindi questo magari mi passerà, ma la difficoltà che io riscontro molto spesso è quello di spiegare questo genere di cose. Quando questo pomeriggio questo signore mi diceva: ma io che devo fare con questa macchina? Io la voglio rottamare, non la voglio più. E io gli dovevo spiegare: la macchina è tua, ma non la puoi toccare, e il parcheggio lo devi pagare, perché se non lo paghi ti vengono a prendere a casa. Ed è... Ci sono dei problemi oggettivamente, praticamente. Noi quello che vorremmo fare è tentare, c'è stata un'anomalia in questa procedura, se mi sono giudice, quindi c'è un errore, anche se la legge prevede. C'è un errore. E c'è un errore che comunque... c'è un errore per il quale questa democrazia processuale praticamente se è violata dal convenuto praticamente e
spia pure la vita. Se è più l'altura, non mi pare che cosa. Le politiche civilistiche. Questo è un altro degli elementi che con Felice avevamo selezionato. Però la necessità è quello che diceva Felice. Certo, ma noi abbiamo anche un'esigenza fondamentale, quello di informare le persone. Cioè, noi andiamo avanti nella nostra ricerca anche questo. Faremo un link e daremo tutta una serie di informazioni sullo stato di avanzamento del nostro lavoro, perché noi questo, e non ripeto, non è in contrapposizione a qualcuno, noi vorremmo renderci addirittura disponibili, cioè, ad aiutare le persone ad affrontare, capire e risolvere questi problemi. E vorrei dire che in questo ci ha aiutato molto quell'Unione Europea, per la verità molto vituperata dal mio amico, non tanto l'Unione, ma quanto il Consiglio d'Europa, che è stato particolarmente significativo come organizzazione internazionale quando si è occupato appunto della violazione dei termini processuali, non so se è giusto quello dei termini, giusto processo, in sede di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E Matteo è un grande esperto di Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di questo poi ci parlerà in una successiva occasione, ma sarà oggetto poi specificamente della sua ricerca, che noi metteremo con un link, metteremo sul sito. E vorremmo che i cittadini che hanno delle storie, delle questioni particolarmente delicate da raccontare, ce le raccontassero. Ove possibile noi li aiutiamo, e ove è semplicemente impossibile, come in questo caso, ne daremo divulgazione. Questo è il ruolo che dovrebbe svolgere correttamente una fondazione su questo territorio. Vabbè, io vi ho detto tantissime cose. Libero, poi ci stanno ovviamente i miei amici Luigi Piazza, Carmi Donato, che fanno parte del gruppo di ricerca, Sonia Fusco, che fanno parte del gruppo di ricerca, posano a vostra disposizione per darvi tutte le delucidazioni, sono molto più bravi di me per dare tutte le delucidazioni sull'argomento. Io penso sono due temi che nell'ambito dell'opportunità della crisi sono due temi che ci possono portare avanti, nel senso di enfatizzare le difficoltà per superarle, per avere uno spirito costruttivo e per, ripeto, costruire delle competenze. Io mi sono permesso, e qui veramente vi saluto, di invitare un mio carissimo amico, l'avvocato Fausto Il Bello, che sta là in fondo, che è stato, è un, oltre che un ottimo avvocato, è una persona che ha avuto un'esperienza diretta su questa cosa, e per me sarà il primo a sostenere, ad aiutarci a ricostruire, relativamente alla sua esperienza personale, a ricostruire quelle difficoltà che lui ha incontrato, chiamiamole difficoltà come un eufemismo, ma soprattutto a darci una mano per capire quali sono le opportunità che abbiamo per affrontare questi argomenti in maniera tecnicamente orientata e soprattutto costituzionalmente orientata, perché il problema è che la nostra Costituzione non orienta i processi in Italia, non li orienta e non li riconduce a quella dimensione valoriale alla quale dovrebbe invece condurre, alla quale ci conducono quei giovani che sono morti sacrificandosi per noi tanti anni fa e che ancora adesso si sacrificano per noi, perché studiano, lavorano, si impegnano e pensano che quello che faranno nella vita saranno ottime cose. Le ultime due parole veramente conclusive, non aggiungo altro, la chiusura di questo anno 2013 la facciamo fare a Lucrezia Cupro, che ci saluta da dove viene, che è da dove studia, da dove viene, si siede per un attimo vicino a me senza che ci imbarazza, però ci fa gli auguri del 2014 e di un buon Natale 2013, gli auguri del 2014 anche a nome di Giovanni, tutti i ragazzi di Riccardo, di Antonio, tutti i ragazzi di Sonia, di Nicola, tutti i ragazzi presenti oggi qua con noi, di Roberto. Quindi ci fa lei questo saluto, dici quello che vuoi, una cosa che ti viene in mente. Stai nella tua casa romana, diciamo così, nella tua casa di adozione, quella che non è quella naturale, e dici quello che vuoi, un saluto qualsiasi. Noi siamo contentissimi che tu sia tornato per tempo, perché sei l'unico che è entrato in tempo per poterci incontrare e salutare. Dici un saluto e un augurio per il 2013-2014. Va bene, mi auguro semplicemente che anche nel 2014, tra un anno, saremo di nuovo tutti insieme con lo stesso spirito e la stessa curiosità, che secondo me è quello che caratterizza questa fondazione. Grazie. Brava. Quindi non andate via se non li prendete, una bottiglia del vino nuovo che è arrivato stamattina, quindi il vino giovanissimo che è stato imbottigliato in questi giorni, è arrivato stamattina, del nostro Aglianico in purezza, che è uno dei migliori aglianici d'Italia, che non si vende, quindi è solo noi che non lo produciamo, che non lo produciamo per vendere, lo possiamo produrre così, e il nostro calendario, in cui troverete Anna Maria e altri dei nostri, troverete anche Lina, ci sta anche Lina nel nostro calendario, e altri dei nostri amici che sono venuti a frequentare, anche il mitico Ubaldo. Diventerà più famoso del calendario Pirelli.
Grazie a tutti, auguri.